Signor Colonnello, 201 anni, l'arma dei carabinieri entra nel suo terzo secolo di storia, in provincia di Imperia un'arma radicata e operativa che ha conseguito anche importanti risultati. Sì, al di là dei numeri è importante sottolineare la presenza dell'arma, ma soprattutto è importante sottolineare il decremento dei reati, quello è importante. È importante che ci sia un'azione che è mirata a rendere sicura questa terra. Una terra di confine, una terra che presenta numerose problematiche, ma i carabinieri sanno essere presenti giorno e notte e anche capillarmente sul territorio attraverso i comandi stazione. Sì, ricordiamo che ben 15 presidi dell'Arma dei Carabinieri sono gli unici presidi di polizia e sono dei presidi che assicurano la presenza dello Stato e danno la sicurezza ai cittadini. Non una festa fine a se stessa, ma un momento di orgoglio, di ricordo dei caduti, dei valori dell'arma e un momento di condivisione, condivisione con i rappresentanti della società, della cittadinanza, per dire noi ci siamo. Sì, è un momento nel corso dell'anno durante il quale le caserme dell'arma sono aperte al pubblico, è un momento nel quale diciamo quali sono i nostri risultati, è un momento in cui la cittadinanza si confronta con l'arma dei carabinieri, c'è questa condivisione, c'è questo rapporto di sinergia. E l'arma scopre di avere comunque tanti tanti amici fra i cittadini. Beh sì, la presenza numerosa dei cittadini è quello che ci dà la forza per andare avanti. Ci ripaga delle sofferenze, ci ripaga dei sacrifici, ci ripaga del tempo tolto alle nostre famiglie e a noi stessi. Ecco, in momenti come questi che noi ci rendiamo conto che abbiamo dato, abbiamo seminato e il raccolto è questo. Grazie.